Marco, tre andate e ritorno, siete riusciti comunque a strappare 2-7 alla capolista. Sì, diciamo che l'andata c'è più rammarico perché abbiamo vinto lì il primo set, il secondo set eravamo avanti 23, 18, 17, non mi ricordo, e non siamo stati concreti. Oggi il primo set abbiamo giocato sulle ali d'entusiasmo, ci usciva tutto, poi nel momento in cui loro ci hanno messo in difficoltà non siamo riusciti ad appigliarci a qualcosa adesso che ci dà sicurezza e ci può buttare fuori da queste situazioni. Mancano ancora alcune gare, cosa, volendo fare un bilancio insomma, anche se non è finito il campionato, cosa prendi di buono da questa stagione e cosa invece non ti è piaciuto? Beh, di buono prendo tutto perché fa sempre tutta esperienza. Di cosa non mi è piaciuto, magari sono tante situazioni che dove c'è tanto rammarico per alcune situazioni non sfruttate, per alcune occasioni non sfruttate, però questo è dovuto anche all'esperienza dei vari giocatori, nel senso in cui se tu vuoi vincere non puoi permetterti di abbassare la guardia mai, neanche in allenamento, e purtroppo in alcune circostanze l'abbiamo fatto. Ora bisogna concludere nel migliore dei modi questo campionato, Marco, a cominciare tra 2 settimane da Paliano, no? Sì, noi ci andiamo a finire bene questo campionato ovviamente, perché i ragazzi più giovani ovviamente si devono mettere in mostra per la loro, spero, per la loro futura carriera e anche per la società che ha fatto sacrifici. Non bisogna, come ho detto prima, abbassare la guardia, bisogna continuare ad allenarsi perché manca un mese, si dà tutto e poi alla fine si tirano le somme.